Ciao a tutte e a tutti, benvenuti su The Book Hunter. Sono Miria e in questo canale vi parlo il più delle volte, anzi quasi il 100% delle volte, di libri. Oggi wrap up del mese di aprile. L'ho voluto chiamare segnalibro, non l'ho detto fino adesso perché mi sembra un po' il video che fa il punto della situazione del mese. Illustro tutte le letture che sono riuscita a completare. E questo mese devo dire senza infamia e senza lode, nel senso che ho letto tanto, sì, ma tutte letture che hanno viaggiato sempre tutte sulla stessa media. Non mi sono né piaciute enormemente né mi hanno deluso profondamente e quindi sono un mese piuttosto piatto, cioè diciamo lineare ma non piatto, perché le letture comunque sia sono state di diversi argomenti, diverse storie che non mi hanno entusiasmato ma comunque mi hanno coinvolto. Allora, la prima è partita nel mese di marzo e doveva essere la lettura del GDL di Erika che riguarda tutti i libri di Dostoevskij. Sto parlando di Erika di RGB. Stiamo leggendo ben appunto tutta la sua bibliografia, io dalla mia solo quello che ho a disposizione, e nel mese c'era da leggere L'Idiota. Io sono arrivata un po' lunga, non ho partecipato alla giornata in cui si parlava del libro perché ovviamente ancora non l'avevo finito. Quindi iniziato comunque a fine marzo, l'ho concluso diciamo nelle prime giornate di aprile. Cosa dire? Insomma, purtroppo devo dire che questo è un Dostoevskij che non ho apprezzato. Non mi è piaciuto per niente. Siamo sempre a San Pietroburgo nel XIX secolo e il protagonista di questa storia è il principe Myskin. Myskin ha subito un forte dolore fisico, una grossa problematica che nonostante le cure fatte in Svizzera gli ha lasciato comunque dei postumi, non si è completamente ripreso e l'ha lasciato un po', diciamo, ebete, anzi per molti l'hanno definito proprio idiota, ma secondo me il principe Myskin è principalmente un uomo molto buono, talmente buono da passare da scemo, purtroppo, da scemo del villaggio, perché si fa prendere in giro da tutti e tutti se ne approfittano. Che cosa non ho apprezzato della storia? Innanzitutto, ben appunto, proprio il fatto che questa persona talmente buona venga presa in giro costantemente da tutti e da tutte. Mi sono un po' sentita presa in causa perché anch'io ho un atteggiamento piuttosto buono verso le persone, se c'è da dare una mano ho sempre dato una mano e mi sono accorta anch'io che in molti casi molti tendono a approfittarsi ben appunto della tua buona fede e dell'essere gentile e corretto verso tutti. Questo è l'aspetto che sicuramente mi ha dato molto fastidio perché tutte le persone che sono presenti lo deridono innanzitutto davanti a lui e lui è tranquillo, non risponde, non ha mai una parola brutta per nessuno. Devo dire che però il finale mi ha un po' sorpreso, nel senso che se le vicende della storia non mi hanno colpito molto, non sono, anzi in alcuni punti mi sono un pochino annoiata, perché non capivo alla fine come potesse procedere la storia, visto che comunque sia il principe era sempre purtroppo vittima di ogni persecuzione. Il finale mi ha sorpreso perché sì, Myskin c'ha una leggerissima rivincita, anche se è un finale ricco di malinconia, in cui un po' tutti i protagonisti della storia sono vinti alla fine, non solo il principe Myskin perché tutti lo prendono in giro, ma ben appunto anche gli altri protagonisti alla fine fine non otterranno tutto quello che desiderano. Come scrive Dostoevskij ormai ho capito il suo meccanismo, mi piace,
però purtroppo certe storie non mi prendono, non come altre, non come per esempio Il Giocatore o Delitto e Castigo, che sono quelli che ho preferito fino adesso. Sempre iniziato a marzo e concluso ad aprile c'è questo piccolo saggio, Qui gatta ci cova, di Nicola Mauro, l'ho preso in edicola. E è un saggio molto interessante perché è fatto come una sorta di dizionario. Parte dalla A alla Z, parla di animali e di come sono coinvolti nel nostro modo di parlare, nella nostra cultura, come sono entrati in certi modi di dire e anche piccole curiosità di dove li troviamo in certe storie. Ho letto qualche parola ogni giorno e l'ho trovato molto, molto interessante. Molto anche accurato, devo dire. Anche in questo caso non è un'enciclopedia completa, sono state prese solo alcune parole particolari, che possono essere sì un animale oppure una parte di animale, e ne ha parlato, insomma, spiegando il loro significato in certi modi di dire. La seconda lettura del mese non ve ne parlo in modo eccessivo perché ha un suo video dedicato, perché è la lettura per Indie Books. Nel mese di marzo vedevamo come protagonista la casa editrice Edicola e io ho scelto un giallo, ho scelto Uno sbaffo di cipria di Marco Belli. L'ho letto in ebook, vi lascio comunque da qualche parte, magari qua su o comunque nelle info box, il video dedicato. Per chi non lo sa, Indie Books è un progetto che va avanti ormai da molti anni, la cui ideatrice è Eleonora del canale Mister Tortellino, e si prefigge lo scopo principale, insomma, di questo progetto è quello di parlare di case editrici, piccole case editrici indipendenti italiane. Il prossimo libro è sempre un ebook e è una storia collegata a Memorie di una Geisha. Mi sono talmente incuriosita di saperne di più di questa geisha che è stata intervistata da Arthur Gordon, che ho letto alla fine la sua biografia. Si chiama Storia proibita di una geisha di Mineko Iwasaki, è ovviamente scritta da una scrittrice, Randall Brown. L'ho trovato molto agevolmente sulle varie piattaforme ebook, quindi l'ho trovata ovunque. In pratica, la geisha si è molto risentita del fatto che Arthur Gordon avesse fatto il suo nome nel libro, la ringraziasse del fatto delle varie interviste. Lei non voleva apparire assolutamente, anzi, sperava che la storia uscisse dopo che erano morti tutti i protagonisti delle storie, anche se i nomi erano cambiati, aveva paura che comunque sia si sarebbe capito di chi si parlava nella storia. E quindi ha voluto riscrivere un po' la storia di Golden parlando della sua storia effettivamente da quando era bambina a come è diventata geisha. C'è da dire che probabilmente farò un video apposito in cui vi parlo sia di Memorie di una geisha sia di questa storia qui, in modo da vedere anche le varie differenze. Innanzitutto però vi posso dire che mi è sembrata una storia più soft in alcuni argomenti, quindi devo dire che non so dove sta la verità, secondo me sta nel mezzo, nel senso che Arthur Gordon ha spinto verso storie sempre un po' più curiosa, insomma più melodrammatica, mentre diciamo la geisha Mineko ha voluto un po' limare certi atteggiamenti che si hanno nei confronti delle donne. Comunque è stato molto interessante e spero di parlarvene presto in un video. Altra cosa molto particolare, sarà un video in cooperazione, diciamo, cioè uscirà sempre lo stesso giorno un video di un'altra youtuber, booktuber, Claudia Lise Legge Lise Viaggia, perché in effetti abbiamo letto insieme Memorie di una Geisha. E quindi vi faremo sapere le nostre opinioni. Il prossimo libro è dedicato a sempre editoria indipendente, in questo caso per il progetto Indie Bingo. È l'ultimo della mia cartellina, e ho già la nuova. L'ultima casa editrice che dovevo leggere era Sagoma.
Ho scelto un saggio, perché nella maggior parte dei casi comunque si tratta di saggi. E ho scelto la storia di Arnold Hamish, scritta dalla figlia, la figlia primogenita, Violet Ramis Steele. Devo dire, la storia innanzitutto è ricca di foto, di immagini di questo grande attore, regista. Parla ovviamente dal punto di vista della figlia, che racconta la sua, innanzitutto come si sono conosciuti i suoi genitori, il loro matrimonio, poi i bambini, l'arrivo dei bambini, e andando pari passo ovviamente con la carriera che ha affrontato questo Ramis, che ha affrontato Ramis. Se non mi ha entusiasmato parecchio è perché comunque sia gli occhi di una figlia vedono sempre il padre in un modo diverso rispetto a quello che può essere l'esterno, e anche in certi atteggiamenti che normalmente non si perdonano a una persona, diciamo che Violet li ha rigirati in modo che fossero sempre delle cose positive fatte da suo padre. Devo dire che io l'ho conosciuto attraverso Ghostbuster. Ma in realtà lui ha partecipato come attore a moltissimi film, ma anche come regista e sceneggiatore, quindi è sicuramente stato un artista molto eclettico, sempre molto scherzoso e divertente anche nelle situazioni più brutte, soprattutto anche nel suo ultimo periodo di vita, che non è stato sicuramente molto bello. L'ultima del tour è dedicata al mio periodo giapponese. Vado avanti con queste bellissime letture. Stavolta ho letto Il gatto venuto dal cielo di Iraide Takashi, spero di averlo pronunciato bene. In questo volumetto che era uscito in edicola sono molto 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 triste, perché ripensandoci era meglio se facevo tutta la collana, perché è veramente molto carina. La storia non è esattamente come il titolo ci fa pensare, cioè un gatto venuto dallo spazio, un gatto alieno, ma diciamo è nel senso proprio metaforico. Una giovane coppia, che in questo caso parla in prima persona, chi scrive, quindi probabilmente è lo stesso autore e sua moglie, si trasferiscono, abitano in questo, si trasferiscono in questa casa che è molto grande, quindi la dépendance è stata adibita a un'altra abitazione. Nel quartiere sbuca una micia, una piccola gattina, bianca tricolore. È dei vicini di casa, però fa molto spesso incursioni nel giardino dei due coniugi. È molto diffidente, però anche molto curiosa, e quindi piano piano si avventura sempre più vicino ai due personaggi, che la lasciano fare, anche loro si tengono molto distaccati. Però già incomincia a maturare nel loro cuore un amore profondo per questa micia, soprattutto da parte della moglie. Kibi è un'amicina che vivrà molte giornate insieme a loro, anzi ormai stabilendo una certa routine, una quotidianità, fermandosi anche a dormire, mangiando, aveva la sua cuccia. Poi però purtroppo succedono due fatti piuttosto gravi. Uno dei quali, l'altro non ve lo sto a spoilerare, è che la coppia deve purtroppo traslocare, perché il proprietario della casa muore e la moglie decide di vendere tutto. Ai coniugi ovviamente dispiace, perché dovranno lasciare Kibi e non vogliono, e infatti cercheranno sempre un'abitazione che sarà nei dintorni della casa per poter magari mantenere questo legame che ormai avevano con questa micia. Quindi più che altro è questa una storia che vede l'amore che si innesta fra l'uomo e l'animale, ma non solo, perché va oltre anche questo, oltre la vita. Devo dire che questa scrittura mi è sembrata molto occidentale, adesso detta così forse suona un po' male. Però di solito nei scrittori giapponesi come Murakami ho scoperto una certa poesia, cioè un certo
una certa linea delicata, il modo di descrivere le cose, e qui non le ho trovate. È molto diretto e sì, scrive proprio come fosse in realtà un europeo o un americano. E questo un pochino mi è dispiaciuto. La storia sicuramente mi ha conquistato perché parla di gatti, come non si può resistere a questo. Bene, sono arrivata in fondo a questo. A proposito di gatti, ce n'è uno qua, uno dei due è qua presente. Bene, spero che il video vi sia piaciuto, come sempre vi ricordo di lasciarmi un like, se non lo siete di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Fatemi sapere nei commenti che cosa avete detto voi questo mese, se magari c'è qualche lettura che vi ha intrigato e magari volete leggerla anche voi, se invece le avete lette fatemi sapere invece le vostre opinioni. E detto questo, ci vediamo in un prossimo video. Nel frattempo, fate tante buone letture. Ciao!